stanno, come dire, assorbendo quasi una normalità della guerra in Europa. Un evento che non avremmo mai immaginato si potesse verificare. Ripeto, le responsabilità sono chiare, non metto tutti sullo stesso piano. C'è un aggressore e un aggredito, tuttavia c'è una sfumazione inaccettabile. Anche oggi il vertice dei capi di Stato e di Governo europei a Bruxelles ha rilanciato, ha rifinanziato l'invio di armi, come lo ha fatto nei giorni scorsi il Presidente degli Stati Uniti. La politica, la diplomazia viene, messa da parte. E ci tocca dare ragione anche a chi, come Kissinger, che certamente non è un pacifista, non è uno che non conosce le dinamiche della storia, insiste a dire che la via delle armi non è la via che può portare a una soluzione accettabile. Ecco, in questo momento ridare visibilità alla figura di Giacomo Matteotti è straordinariamente importante. Voglio partire dalla ragione per la quale ringrazio Marino Bisto per avermi invitato e per avermi segnalato l'iniziativa legislativa che i colleghi al Senato hanno approvato intorno a metà maggio e che è arrivata verso fine maggio alla Camera, tra l'altro in una commissione che non è la mia commissione, e grazie a lui l'ho potuta leggere, l'ho potuta esaminare, e a mio avviso è necessario assolutamente un intervento per includere anche il comune di Viano in quei comuni che sono direttamente. La legge non è prescrittiva, non è che un altro comune non lo può fare, indica prioritariamente, e tuttavia a mio avviso sarebbe una menomazione storico-politica inaccettabile eliminare il comune dove è stato ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti, perché la storia va raccontata tutta. Non è morto di malattia, non è morto di morte naturale, è stato ammazzato, e c'è un nesso stretto che noi dobbiamo recuperare, ovviamente per declinarlo in un'analisi che sta nel contesto del XXI secolo, non voglio guardare indietro, ma c'è un nesso stretto tra la sua determinazione alla neutralità e la sua determinazione antifascista. C'è un nesso stretto, lo dobbiamo dire. Cioè, è stato ammazzato Matteotti per le ragioni specifiche giuste che voi avete ricordato: Sinclair Oil, la denuncia dei brogli elettorali, le informazioni che aveva avuto dai servizi segreti, ma è stato ammazzato anche perché lui tenacemente continuava a organizzare quei contadini rispetto ai quali nel Polesine le squadracce fasciste colpivano e tagliavano alle radici una soggettività politica che metteva in discussione l'ordine esistente. Cioè, il fascismo viene raccontato come fosse soltanto, tra virgolette, un ordine violento di negazione delle libertà fondamentali, le leggi razziali, ovviamente tutte cose di straordinaria gravità. Ma la missione politica del fascismo, le ragioni per cui è arrivato al potere, la sua missione politica è stata quella di colpire il movimento operaio, cioè è stata quella di fermare un avanzamento sociale, questa è stata la missione. Noi dobbiamo mettere in connessione questi due aspetti, e cioè la neutralità, quel pacifismo che è stato molto bene raccontato, e la dimensione sociale della guerra. Guardate, la guerra non è neutra dal punto di vista sociale, e questo vale anche per oggi, perché se mi preoccupo delle conseguenze che ha la guerra sulle lavoratrici e i lavoratori, non sono meno sensibile sul piano morale di chi
ogni giorno mi dice che bisogna inviare più armi in Ucraina. Mi preoccupo perché la lunga guerra la pagano i lavoratrici e i lavoratori. L'inflazione, che non è un fenomeno inspiegabile, certo la dinamica era partita già prima della guerra, ma si è aggravata con la guerra. E oggi siamo in un'economia di guerra, a proposito del richiamo giusto che è stato fatto, siamo in un'economia di guerra, noi siamo in un'economia di guerra, eppure la Banca Centrale Europea e i governi si comportano come se fossimo in una fase ordinaria. Se tu in un'economia di guerra ti comporti come se fossimo in una fase ordinaria, vuol dire che fai pagare la guerra ai lavoratrici e ai lavoratori. Quindi quella scelta, che ripeto, la responsabilità della guerra è di Putin. Quindi siamo in un contesto diverso da quello dell'inizio del secolo scorso. L'imperialista qua è Putin, non è l'Occidente. Dopodiché però, fatta questa necessaria differenziazione, le modalità per rispondere a quella pressione sono diverse, non è solo una, non è soltanto l'escalation militare. Questo è il punto. Qualcuno mi deve spiegare, dopo 4 mesi di invio di armi sempre più potenti, che cosa abbiamo ottenuto? La tregua, il negoziato, oggi è più lontano o più vicino di 4 mesi fa, con tutti i costi umani che hanno pagato innanzitutto il popolo ucraino. Ecco, allora a mio avviso è straordinariamente importante ricordare una figura come Matteotti, è straordinariamente importante ricordare le ragioni di fondo per cui non era un imbelle, non era uno che si metteva da parte, non era uno poco sensibile alle ingiustizie sociali, non era uno che aveva timore del conflitto, era uno però che sapeva e spiegava perché la guerra, dalla guerra non viene nulla di buono, soprattutto a quelli che sono in condizioni più difficili. Questo messaggio è un messaggio che ha un valore straordinariamente attuale, e non è vero che non puoi fare altro di fronte alla guerra che innalzare il livello dell'impegno militare che hai. Noi questo messaggio lo dobbiamo fare in modo che venga trasmesso. Allora, l'iniziativa legislativa, che è un'iniziativa importante, forse meriterebbe anche qualche risorsa in più, fatemelo dire da componente della commissione bilancio della Camera, perché 350.000-400.000 euro in tutto per fare un'iniziativa diffusa, impegnativa, sono piuttosto poche. In ogni caso ritengo che appunto la vicenda storica di Matteotti vada raccontata in tutti i suoi passaggi, compreso il luogo dove è stato ritrovato il cadavere. E poi appunto dobbiamo promuovere, perché quello che avete raccontato qua, quel contesto, quei fatti danno una dimensione, di prospettiva, una dimensione storica, una dimensione morale. Cioè non c'è il capriccio di qualcuno che oggi perché è poco sensibile, non si associa a questo messaggio così martellante sulle armi, ma c'è una riflessione profonda. Ci sono uomini e donne che hanno lottato per affermare quei valori della nostra Costituzione, quel verbo ripudia, che ha non è solo una contrarietà, ma trasmette un messaggio di abiezione morale nei confronti della guerra. Ecco, una figura come Giacomo Matteotti è una figura che deve essere presente nella memoria viva della nazione, perché è davvero padre costituente, sebbene non abbia potuto scrivere materialmente la Costituzione, ma lui l'ha inverata nella sua vita, ha inverato i principi costituzionali, e quindi è un nostro dovere trasmettere quella storia, quella passione politica, quella
quella visione di politica. Cioè Matteotti è come dire, dovrebbe essere studiato come l'esempio di chi fa politica, con la competenza, con la passione, mette in discussione anche la sua origine di classe, perché lui apparteneva alla classe contro la quale combatteva. Quindi, diciamo, questa dimensione deve essere conosciuta. Allora, poi mi confronterò con i colleghi della Commissione Cultura, vediamo se si può fare un emendamento, perché ovviamente se il testo viene emendato poi deve tornare al Senato, quindi si allungano i tempi. Potremmo trovare un accordo con i senatori per cui fa un passaggio sostanzialmente formale, senza che poi loro a loro volta ci rimettono mano. Ora vedremo le tecnicalità, però l'impegno che prendo è che diciamo quello di fare di tutto affinché il comune di Viano, per le ragioni che prima il sindaco nel suo intervento, che non deve essere, diciamo, un episodio per poi rivederci magari 10 anni dopo, 50 anni dopo, ma deve essere, come dire, la tappa di un percorso che ha già tanti passaggi alle spalle, no? A cominciare dal nome della scuola, dal nuovo centro della scuola. Deve essere una tappa per poi, a nostro avviso, martellare diciamo sistematicamente, perché l'offensiva, e qua vengo anche al non bavaglio e chiudo su questo punto, è che guardate che appunto, tranne poche eccezioni, ma il mondo dell'informazione non sta svolgendo un ruolo particolarmente coerente con i nostri principi costituzionali. Poi, diciamo, è un altro capitolo, però guardate che è un punto importante, soprattutto per chi non è attrezzato per sapere, per contestualizzare quello che legge. Ecco, quindi ritengo che da questo incidente della proposta di legge debba venire a tutti noi, a me certamente, come dire, la sollecitazione a essere anche un po' più determinati anche nella ricostruzione e nella trasmissione della memoria, che non è un orpello, che non è, come dire, un consumo superfluo, ma è condizione di civiltà democratica, è condizione di democrazia. Quindi questa iniziativa, per quanto mi riguarda, è una tappa per un percorso che spero potremo continuare a fare insieme. Grazie. Ringrazio i compagni un'altra volta dello SPCGL e del Vino Bavaglio che hanno fatto insieme all'AMPI questa iniziativa. E visto che si parla appunto della necessità di fare qualche cosa, l'AMPI qualcosa ha fatto. Ha fatto un appello che è sepolto sotto queste carte. Sì, esatto, ma ce ne sono degli altri qua e ve li do dopo quando andate via. Ecco, ne ho trovato un altro. Non lo so. Ah, stupendo. E questo appello è stato fatto dall'AMPI insieme con l'ARCI e altre organizzazioni. Anche con il direttore e anche con il direttore dell'Avvenire. E praticamente quello che viene richiesto è che le organizzazioni internazionali, in primo luogo le Nazioni Unite e l'Unione Europea, si assumano immediatamente la responsabilità di un'intermediazione che consenta al più presto di cessare il fuoco in Ucraina e eviti a tutti i costi l'allargamento e la base del conflitto. Che l'Unione Europea e il nostro governo agiscano nell'ambito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una decisa azione nei confronti del Consiglio di Sicurezza per l'invio di forze e interposizione, peacekeeping, sotto la bandiera delle Nazioni Unite. Operazioni umanitarie dovranno essere intensificate in Ucraina e sui confini. Le Nazioni Unite va garantito accesso sicuro senza ostacolo di tutte le aree del conflitto. Beh, poi c'è tutta una serie di cose che vi guarderete bene. E tra l'altro ovviamente ha stabilito subito un corridoio umanitario per i popoli sfollati e le strutture mediche e che l'Unione Europea agisca in sede di negoziato internazionale come soggetto mediatore. E la conferenza di Helsinki. Richiamo alla conferenza di Helsinki, ecco. Diciamo,
chiediamo che l'Unione Europea promuova nel quadro delle lotte delle Nazioni Unite a partire dalle cose internazionali esistenti, le cose di Helsinki del 1975, un trattato tra tutti gli attori coinvolti nel conflitto, superando tutte le attività fin qui portate avanti in ogni spazio del singolo paese. Questa mi sembra una cosa abbastanza importante, anche se ci si potrà dire che forse non ci saranno dei grandi conseguenze, ma noi speriamo di no. E comunque, come diceva giustamente Matteotti, anche se le nostre sforzi non fossero sufficienti a provocare il risultato che vogliamo, noi vogliamo comunque farli, perché è una cosa che spetta a noi. E siccome Rampi richiede anche che i consigli comunali giustamente si esprimano su questa cosa, io lo ufficialmente al sindaco. Ringrazio tutti quanti e soprattutto ringrazio i nostri ospiti. Padroni di casa. E ci sentiamo alla prossima. Alla prossima. Grazie. Siamo sulla stessa lunghezza di tempo, bisogna pensare di fare qualcosa in commissione per vedere se si può includere, visto l'intervento pensare di scrivere qualcosa tra due anni nel depositato una legge regionale che possa interessare piano, non so se ci sono i temi tecnici, ma intanto se si può, intanto si deposita. Con noi?